Ad Agrigento, alla Circola Empedocleo, un convegno sul tema I valori della sinistra alla prova di un mondo che cambia. Abbiamo voluto offrire, organizzare un momento di incontro, di discussione all'indomani di una sconfitta elettorale senza precedenti per le forze della sinistra nella storia della Repubblica, per elaborare, diciamo, questo trauma, questo turbamento. E l'entità, diciamo, dell'arretramento è stata tale da giustificare una discussione non tanto sui nostri tormenti, su, diciamo, le problematiche connesse alla nostra diaspora, alla divisione del centro-sinistra e della sinistra, ma addirittura una discussione più radicale sullo stato di salute, sull'attualità dei valori, dei principi e dei sentimenti della sinistra. Sono tutti i temi, dall'immigrazione alle disuguaglianze, che hanno a che fare con i valori di fondo che sono irrinunciabili, perché noi diciamo, possiamo affrontare ogni discussione razionale, cioè trovare tutte le soluzioni che vogliamo, ma senza eliminare il dato di fondo, che la vita umana e il colore del sangue è lo stesso per tutti, e questo non possiamo dimenticarcelo. Io penso che i valori vadano coniugati con una politica responsabile, perché è chiaro che non si può pensare di dire accogliere tutti, eccetera. Bisogna che torni la politica, bisogna che torni una gestione vera dei flussi migratori, e bisogna farlo in sede europea, ma la soluzione non è quella di prendersela con una povera nave di disperati, ma è affrontare in sede europea il problema, cercare una gestione comune di questi flussi. Il rischio è che l'Italia si isoli ancora di più e che la gestione comune proprio per queste scelte si allontani, e questo alla fine si ripercuoterà contro di noi. Ma i problemi che vive la democrazia italiana, direi perfino europea, e anche con essa la sinistra italiana, credo che abbiano un fondamento e radici molto profonde. Per risolvere questi problemi non basta una battuta, né un dibattito, né un'occasione importante come quella di questa sera. Occorre che ci sia un lavoro comune, una disponibilità al dialogo e soprattutto andare a ricercare le ragioni per le quali la sinistra è uscita sconfitta nelle ultime tornate elettorali, non nell'ultima, nelle ultime tornate elettorali, perché sono quasi 4 anni che la sinistra perde sistematicamente le elezioni, e andare a scoprirne le ragioni, andare a vedere i motivi che l'hanno distaccata dal suo popolo, con coloro i quali vivono in condizioni di difficoltà economica, con coloro i quali hanno problemi che la sinistra, il governo non ha affrontato, e quindi tornare di nuovo a rimettere al centro i valori dell'uguaglianza, i valori che sono propri della sinistra, della riconquista dei diritti e soprattutto di una visione umanitaria dei problemi che il mondo e l'Europa vivono oggi. Bisogna ripartire dai luoghi dove si può costruire un'istanza di riscatto sociale. Se la sinistra smarrisce questa missione, non ha ragione di essere. E poi forse per me, lo vuole dire che simbolicamente in un piccolo comune di 1500 abitanti abbiamo trasmesso dei messaggi, intanto che è possibile avere una visione differente di questo fenomeno dell'immigrazione, e addirittura nei paesi, nelle cosiddette aree interne, ha significato anche veramente un riscatto. Ma poi anche i rifugiati sono i nuovi proletari. È inutile che ci giriamo, ecco perché è così importante. Una volta era la questione operaia, adesso è questo il tema che fa il distinguo. E io penso che questo voglia dire, e sono assolutamente d'accordo che la sinistra deve ritrovare una unità, non tanto per rappresentare le solite poltrone, ma deve trovare attorno a una mission che è centrale sia della storia ma anche del divenire, ed è quella di rappresentare le istanze degli ultimi, dei proletari, del sogno proletario. Noi non dobbiamo pensare che sono argomenti superati. Questo è l'errore che abbiamo fatto, non è vero proprio per nulla. Intanto
abbiamo smarrito questa missione e non ha, in questo modo non ha ragione di essere la sinistra. Fanno bene a scegliere poi gli elettori delle cose che sono un po' assurde.